Senatore, sul caso Cucchi lei ha sempre difeso i carabinieri. Dopo le ammissioni di ieri, la sorella di Cucchi Sì, l'ho vuole le sue sentito, l'ho scuse. sentito. E io ho Questo è il sempre primo. difeso e continuerò sempre a difendere, come correttamente dice la sorella di Cucchi, verso la quale ho molto rispetto. Lei dice che la Russia ha difeso l'arma dei carabinieri. Io a caldo, e lo confermo adesso a freddo, difenderò sempre l'arma dei carabinieri, che non va confusa con i comportamenti di singoli carabinieri, che possono essere, come in questo caso, quando verrà accertata la loro colpevolezza, che oggi sembra evidente dopo la confessione di uno, non solo deprecabili, ma da condannare in maniera dura, durissima, proprio perché servitori dello Stato. Questo però non mi impedisce dal continuare a ricordare i meriti enormi dell'Arma dei Carabinieri e a dire no a chi cerca di utilizzare strumentalmente episodi drammatici come questo per gettare un'ombra su tutta l'Arma dei Carabinieri, che non lo merita assolutamente. Quindi assolutamente d'accordo che vanno puniti severamente coloro che risultano colpevoli, specie di episodi così brutti, ma altrettanto convinto che l'Arma dei Carabinieri vada comunque sempre difesa e non vadano utilizzati questi episodi per cercare di creare discredito dell'arma. Ma Però secondo lei Ilaria Cucchi Salvini dovrebbe chiede. chiedere scusa? No, lei le ha Scuso chiesto le le scuse sue, coppie, di Salvini e di vorrei farci Giovanardi. parlare di sta cosa. Sì. È un bel gesto, no? Potrebbe essere il primo lei a Sì, no, fargliela. abbiamo finito, io non faccio qui Niente siamo a casa scuse. nostra.